Buon Halloween a tutti ragazzi, buon Halloween! Oggi voglio fare un video speciale visto che oggi è Halloween, di che film horror potrò parlare? Potrò parlare di Nightmare? Lo so che in tanti lo vorrebbero, però no, vorrei trovare un altro titolo che si addicesse più al giorno di Halloween. Potrei parlare di Mamma, ho perso l'aereo. Dunque, giorno di Natale, che... No, sto scherzando ragazzi. Oggi voglio parlarvi, voglio dare il via, grazie al format che porto avanti, parliamo di horror, voglio dare il via alla retrospettiva sulla saga di Halloween. Oggi ragazzi parleremo del primo film, ma aspettatevi anche nelle prossime settimane una puntata dedicata ad ogni film. Voi potreste dirmi, Paolo, ma ti hai già parlato di tutta la saga di Halloween nella tua recensione speciale di qualche anno fa quando uscì? L'Halloween nuovo, insomma, sì, però è vero che era un video di più di un'ora. Ho pensato se rifacessi il tutto in piccoli video settimanali, grazie al format parliamo di horror, non ci vedrei niente di male. Quindi, se vorrete, oggi io per questo video speciale Halloween vi parlerò proprio del capolavoro del maestro John Carpenter del 1978, Halloween, la notte delle streghe. Ora, che io sia fan, penso si possa notarlo. Penso si possa notarlo, se avete seguito i miei video unboxing di questi anni, saprete che poco tempo fa ho acquistato il cofanettone con tutta la saga di Halloween dal primo all'ottavo. Se invece avete visto l'unboxing anche degli anni scorsi, saprete che avevo acquistato anche questo bel Blu-ray che comprende, tre dischi, e cioè Blu-ray, Blu-ray della versione estesa e 4K. Quando in questi giorni mi sono rivisto il primo film per potervene parlare, rivisto per l'ennesima volta, ho optato per scegliere la versione estesa, che è compresa solamente in questo cofanetto, se foste interessati. Io non l'avevo mai vista la versione estesa. Se voi vi compraste esclusivamente questo della Midnight Factory, trovereste esclusivamente la versione cinematografica con circa 10 minuti meno. Se invece decideste di voler vedere questa versione estesa, che anch'io non avevo mai visionato, dovrete comprarvi questo qua, che comprende il primo capitolo in versione estesa, in versione cinematografica e il 4K. Detto questo, che posso dire? Halloween di John Carpenter è un cult dell'horror. John Carpenter con Halloween nel 78, diciamo che ha portato avanti lo slasher. Lo slasher è un sottogenere cinematografico dell'horror che io amo. Si parla di assassini, specialmente mascherati, solitamente, che uccidono delle vittime. È vero, c'era già stato Mario Bava, perché tanti pensano che Carpenter abbia inventato tutto, però se ci facciamo caso, c'era stato anche, ad esempio, un certo Tubooper con Non aprite quella porta, quindi bisogna vedere. Secondo chi si ascolta, si può imparare sempre di più e si possono capire le origini dello slasher, perché se proprio volessimo essere pignoli, anche un film come Psycho del maestro Hitchcock potrebbe essere considerato appartenente a tale filone. Diciamo che però Carpenter è riuscito a svilupparlo, a renderlo ancora più celebre, grazie a questo capolavoro da lui diretto, da lui coscritto anche insieme a Debra Hill e da lui musicato. Ricordiamo che il nostro John Carpenter cura anche le musiche, la colonna sonora di Halloween, cioè è una colonna sonora che è restata nei nostri cuori. Basta sentirla che subito noi amanti dell'horror ci scaldiamo, subito pensiamo a Laurie Strode, subito pensiamo a questo tizio con la maschera bianca che va in giro ad uccidere le babysitter, per citare Scream. Ecco, Scream ovviamente si rifà ad Halloween, eh? Cioè, lo saprete se avete seguito i miei video su Scream, quanto anche Scream, altro capolavoro, altro film slasher del maestro Wes Craven, riprenda caratteristiche importantissime dello slasher, fra cui di Halloween, ma restiamo ora su Halloween. Questo film è stato realizzato con un budget misero, era uno dei primi film di John Carpenter. John Carpenter ci sperava però, ci sperava, e poi l'incasso ha parlato chiaro, il film è stato un successo. Inizialmente questo film non avrebbe dovuto dar vita ad una saga, invece come saprete poi c'è stato Halloween 2 e poi tutti gli altri Halloween con reboot, remake. Ecco, inizialmente l'idea era quella di svolgere un film all'anno, di girare un film all'anno sulla festa di Halloween,
con storie diverse però. Quindi il primo doveva essere Halloween, la notte delle streghe. Poi magari l'anno dopo ci sarebbe stato un nuovo Halloween con una storia totalmente diversa, un po' come è stato fatto con Halloween 3, che nel titolo compare il termine Halloween, però poi quel film non ha niente a che vedere con le storie di Michael Myers. Quando hanno provato a sviluppare quest'idea vedendo lo scarso risultato del terzo capitolo, allora sono tornati subito verso i lidi di Michael Myers. Dunque, John Carpenter in questo film, realizzato con un budget misero, porta tutta la sua poetica comunque. Una fotografia, un'illuminazione minimalista. L'aspetto minimalista è fondamentale nel cinema di Carpenter. C'è l'utilizzo di camera a mano, la macchina da presa non sta mai ferma, si utilizzano tanti carrelli, ci sono delle riprese dinamiche che seguono i nostri protagonisti, che si sentono osservati. In questo Halloween del 1978. Ma cosa accade in questo Halloween? Beh, forse una persona tornerà nella sua città d'origine, una persona che si chiama Michael Myers. Michael Myers, un piccolo Michael Myers, quando aveva 6 anni, ha ucciso la sorella. Da quel giorno è stato messo in manicomio e quindi nel giorno della sua maggiore età sarebbe dovuto essere processato, però insomma era un ragazzino che non lasciava sperare molto bene. Dottor Loomis, interpretato da un grande Donald Pleasence, lo seguiva sin dall'inizio. Dottor Loomis ha visto del marcio in questo bambino, del male in questo bambino, che dopo l'uccisione è sempre stato lì catatonico a guardare l'orizzonte senza esprimere niente, perso nel vuoto. Però Dottor Loomis lo sapeva che forse quella potesse essere solo finzione, una finzione per poi arrivare ad uno scopo. Quale scopo? Quello di fuggire dall'istituto e forse tornare nella sua Haddonfield, tornare nel suo luogo d'origine, dove 15 anni prima aveva ucciso la sorella Judith Myers. Ok. Cosa accade? Accade che intanto il film inizia con un piano sequenza meraviglioso. Un piano sequenza tutto in soggettiva, dove vediamo il nostro Michael in questa scena che spaventa, in questa scena dove l'illuminazione è proprio scarsa, in questa scena, ripeto, minimalista a livello di messa in scena, e vediamo Michael Myers che uccide la sorella con questa soggettiva dove si sente respirare. Sarà fondamentale il respiro, l'aspetto sonoro in questo film è fondamentale, perché noi sentiamo, noi ci immedesimiamo dentro il personaggio di Michael Myers tutte le volte che comparirà, e lo sentiremo ansimare, lo sentiremo gemere. Ecco, quest'inizio è folgorante. Io mi immagino coloro che sono andati a vedere in sala questo film al cinema come possano essere rimasti, perché è un inizio della Madonna, un inizio incredibile, un inizio che spaventa, perché Halloween, la notte delle streghe, fa paura. È un film girato con pochissimi soldi, addirittura quello che interpreta Michael Myers nemmeno $25 al giorno prendeva. L'unico che veniva pagato di più era Donald Pleasence, perché è più conosciuto, però ad esempio anche Nicky Kestle, che interpreta Michael Myers, prendeva pochissimo, proprio perché più che un film già confermato, già prima di girarlo, era un po' una scommessa. Non aveva nomi così commerciali all'interno, era una scommessa che poi è stata vinta. Perché Halloween è stato un fenomeno sociale, culturale, è stato proprio un fenomeno a livello cinematografico. La maschera di Michael Myers è diventata iconica, questa maschera che si rifà all'aspetto del capitano Kirk di Star Trek. Quindi tante piccole cose che poi hanno creato il fenomeno Michael Myers. Questo film ha delle scene calde, ha delle scene indelebili nei nostri cuori, le scene in cui il nostro Michael Myers ad Haddonfield comincia a seguire, a inseguire le nostre protagoniste, dove abbiamo una giovanissima Jamie Lee Curtis al suo primo film, una giovanissima Laurie Strode, lei è la figlia dell'attrice che aveva interpretato la protagonista in Psycho. Quindi John Carpenter ha voluto a tutti i costi avere Jamie Lee Curtis, perché a livello pubblicitario avere la figlia della protagonista di Psycho poteva essere un qualcosa di stuzzicante per le persone che sarebbero poi andate in sala.
Questo film quindi mostra questo Halloween dove la nostra Laurie Strode dovrà fare da babysitter, dove invece altre sue amiche di scuola, compagne di scuola, si dedicheranno ai piaceri corporali, ai piaceri della carne. È il film ovviamente dove vengono uccise tutte le persone che fanno sesso, perché era proprio uno degli elementi, degli stilemi doc dei film slasher: chi fa l'amore muore, non c'è verso. Se sei una persona che va incontro ad una presunta immoralità, muori, non c'è scampo per chi decide di lasciarsi andare ai piaceri della carne. Infatti, ovviamente, in Scream, meraviglia, si ironizza su questo, le regole di Randy ve le ricordate mai? E dico mai fare sesso, neanche con la lingua, eh? Come diceva Stu, quindi ecco. Carpenter ha rigettato ogni accusa, ma questo film vuole essere una critica verso l'aspetto immorale di questi ragazzi negli anni 70 che vanno incontro proprio, che vanno incontro ad atti osceni. Carpenter ha rifiutato tutto ciò, anche se poi questa cosa a livello proprio iconico è restata indelebile, perché ormai si sa che degli slasher, e ripeto, si ironizza anche in Scream su questa cosa, negli slasher chi fa sesso muore. Detto questo, il film mostra proprio Michael Myers che a distanza di 15 anni torna nella sua città d'origine dopo aver ucciso la sorella per tornare a casa sua, per andare a cercare la sorella. Andrà al cimitero, vi ricorderete, porterà via la lapide della sorella e ucciderà tutti coloro incontrerà sul proprio, tutti coloro che incontrerà sul proprio cammino, a partire proprio dal gruppo composto da Laurie Strode e da tutte le sue amiche. Laurie Strode che si ritrova davanti nel momento in cui Laurie Strode sta portando le chiavi, perché suo padre vende case sotto lo zerbino della casa dei Myers, Michael Myers già dentro la vede, con questi effetti sonori che partono, la colonna sonora che parte in certi momenti fantastica, che proprio ti elettrizza. E poi ci sono questi momenti in cui ci si spaventa anche alla luce del giorno, e questo è il classico film che tutti dovrebbero vedere, i registi di oggi, per imparare a fare horror, perché l'horror non è il jump scare, l'horror non è mettere la musica al massimo col gattino che passa davanti, l'horror è la costruzione della paura che si può mettere in scena attraverso proprio la musica, attraverso le immagini, attraverso il montaggio, attraverso anche la luce del giorno, ragazzi, perché sembra che ci si debba spaventare solamente di notte. No, perché le scene in cui Michael Myers cammina per i marciapiedi di Haddonfield seguendo le compagne di scuola con questa simil soggettiva e noi che sentiamo il suo ansimare, beh, quelle scene spaventano. Le scene in cui la macchina da presa mostra per un attimo Michael Myers fermo, che possa essere fuori dalla scuola mentre guarda Laurie a lezione, che possa essere dietro un cespuglio, quelle scene spaventano. Eppure c'è jump scare? No. Eppure ci sono scene dove la musica parte al... No. Questo è saper fare horror. Lo si sapeva fare con un budget minimo. Oggi, che si hanno i milioni, i miliardi per fare i film, si preferisce andare incontro ad una paura effimera che veramente non lega nemmeno le stringhe a ciò che facevano i maestri come in quegli anni Carpenter, Wes Craven, Tobe Hooper. Quindi, detto questo, la genialità di non mostrare quasi mai in faccia Michael Myers. Carpenter è intelligente, crea un'icona senza mai o quasi mostrartela in faccia per più di 10 secondi. Fateci caso, in questo film non si vede mai il volto di Michael Myers con la classica maschera bianca per più di 10 secondi. Si crea l'icona, si fomenta lo spettatore, non gli si dà subito allo spettatore quello che vuole, si tiene lì in ansia, in attesa. Si creano dinamiche adrenaliniche, perché lo spettatore è lì, caspita, ora mi mostra il volto, ora mi mostra, caspita, 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 e poi niente, la macchina da presa si abbassa. Quando Michael Myers segue le compagne di classe, si taglia qui l'inquadratura. Sopra è difficile che lo vediamo, a meno che Laurie non si giri e lo vedi in lontananza. Questa è genialità, e coraggio anche, perché oggi un regista, un mestierante mediocre di oggi ti butterebbe subito lì. Capito? Ecco, quindi qui si crea l'icona, qui si crea il personaggio, ed infatti se voi pensate al Michael Myers di Halloween, la notte delle streghe, ve lo ricordate e vi ricordate gli spaventi provati. Se io vi dicessi, mi dite gli spaventi provati con Halloween 4 ad esempio, vabbè, ci arriveremo poi in uno dei prossimi episodi, non vi ricordate nulla,
Perché non c'è Carpenter in primis, ma proprio non c'è messa in scena, non c'è regia, non c'è fotografia, non c'è nulla in quei film. Detto questo, il film vuole essere una metafora del male. Michael Myers è sinonimo del male puro. Quindi chi mi dice, caspita, ma non è realistico che questo scappi dall'istituto, sappia guidare? Non è, perché ho sentito anche delle critiche così di persone che non capiscono che Michael Myers è la rappresentazione del male, il male può tutto. Questo viene colpito da proiettili, gli viene sparato in pieno corpo una miriade di proiettili dal dottor Loomis, gli vengono sparati dei proiettili nel corpo dal dottor Loomis, cade di sotto dal balcone e sparisce, non è reale, è il male lui. Il male può tutto, perché è un qualcosa di oltre il fisico, oltre il materiale. Michael Myers è la pura rappresentazione del male che può esserci nella vita di tutti i giorni. Quindi il male che alla fine si libera e se ne va, che da un lato sì, hai cercato di sconfiggerlo, ma che tutto sommato continuerà ad esserci, è sinonimo del reale. Perché il male non potrà mai essere sconfitto, al massimo puoi provare a contrastarlo, quello sì. Comunque ragazzi, se non avete mai visto Halloween, sappiate che vi stareste perdendo uno dei capolavori della storia dell'horror. Un film che poi ha avuto sequel, reboot, remake, e ne parleremo piano piano, però ora soffermatevi sul primo. Soffermatevi su questa meraviglia che, tra l'altro, vista nella sua versione estesa, ha saputo ancora di più regalarmi emozioni, perché non avevo mai visto certe scene. C'è una scena in più con il dottor Loomis che parla con i dottori per sapere quale possa essere il futuro del bambino Michael Myers. C'è una scena in cui il dottor Loomis entra nella stanza e vede Michael Myers bambino, che in realtà noi nella versione cinematografica vediamo solo una volta, che guarda fuori da questa finestra a sedere con il dottor Loomis, che dice, di la verità, hai fregato tutti, però non hai fregato me. Un'altra scena in cui, dopo che Michael Myers è sparito, Michael Myers è scappato in macchina, quella scena è fantastica ragazzi, tutte le volte mi terrorizza, in cui intanto dottor Loomis è uscito a controllare, resta l'infermiera in macchina, intanto vediamo da dietro lui che sale sulla macchina e poi la prende per il collo, cioè veramente la paura qua è perfettamente riuscita nelle scene di giorno e nelle scene di notte. Ricordatevi poi che nelle scene di giorno non è assolutamente facile spaventare, John Carpenter ci riesce. Ma indipendentemente da questo, c'è una scena in cui il dottor Loomis entra nella stanza dove era insomma per tutti questi anni trattenuto il nostro Michael Myers e legge sulla porta sister, sorella, per questo capisce che possa essere andato ad Haddonfield. Quindi mi è piaciuto vedere per la prima volta il film con delle scene aggiunte. Scene aggiunte che furono girate perché quando poi la televisione comprò i diritti, il film doveva essere trasmesso dalla NBC, doveva però durare 2 ore, e quindi John Carpenter decise di girare queste scene in più, come un'altra scena in cui le amiche vanno a chiedere a Laurie Strode un vestito in prestito per la sera di Halloween. Sono state tutte scene girate in più, girate per la televisione, girate nel momento in cui erano già iniziate le riprese di Halloween 2, per dirvi. Ma a parte questo, ragazzi, che posso aggiungere? Un film iconico per tutti, per qualsiasi cosa, per la messa in scena, per la regia minimalista ma assolutamente efficace, per l'iconicità del personaggio, Michael Myers, che poi resterà veramente a livello anche di fenomeno culturale, di massa. La maschera di Michael Myers tuttora si trova in vendita nei negozi. È un film che ha cresciuto generazioni e che continuerà a farlo a livello di colonna sonora. Ricordiamoci che John Carpenter si è ispirato ai Goblin, si è ispirato alla colonna sonora fantastica di Profondo Rosso, che era uscito qualche anno prima. John Carpenter ha sempre lodato in qualsiasi intervista il nostro Dario Argento, quindi è anche una soddisfazione sapere che John Carpenter si è rifatto ad un regista italiano per comporre la colonna sonora. Detto questo ragazzi, penso che la mia disamina sul primo film meraviglioso della saga di Halloween si possa concludere qua. Fatemi sapere quali sono i vostri momenti preferiti, io potrei citarvene mille, tutte le scene in cui Michael Myers compare e uccide, il momento in cui vediamo avvicinarsi questa persona, è l'ombra della strega, dice il bambino, dice Tommy, corri e vai dai McKenzie, frase poi citata anche in Scream, vi ricordate, no? Quando Casey Baker era sparita, i genitori arrivano in casa, prendi la macchina, fai il padre, e vai dai McKenzie, poi apri la porta, no, non senza mia figlia, non senza mia figlia, ah! E la trova là, sull'albero, impiccata. Ecco, per non parlare poi, rivedendo il film, che
in un momento in cui Laurie Strode e la sua amica sono in macchina mentre fumano lo spinello, in radio c'è la canzone che poi accompagnerà Billy Loomis in quei baci d'amore dati alla sua Sydney nel momento in cui all'inizio di Scream entrerà in camera sua dalla finestra. Quindi ci sono degli omaggi bellissimi, sono così uniti Halloween e Scream. Se si pensa che l'ultima parte di Scream viaggia verso la fine, con in sottofondo Halloween alla televisione, nella casa di Randy, nella casa dove Randy e i suoi amici stavano vedendo proprio Halloween in TV. Quindi, vabbè, Jamie Lee Curtis, la reginetta dell'urlo, la Scream Queen dei nostri cuori. Da lì poi ha iniziato una carriera che non vi debbo star certo qua a descrivere perché la conoscerete. Detto questo, ragazzi, che dire, Halloween, la notte delle streghe. Voglio veramente con tutto il cuore invitarvi a recuperarlo in questo giorno di Halloween e ovviamente vi ricordo che nelle prossime settimane arriveranno anche gli episodi successivi. Nelle info di questo video troverete il link per seguirmi su Instagram, Facebook e dove vorrete, sono attivi anche gli abbonamenti sul canale, ricordatevelo, premendo il pulsante abbonati potrete avere dei contenuti extra scegliendo la vostra fascia di prezzo e se vorrete saperne di più guardate sul mio canale il video che ho caricato dove parlo proprio degli abbonamenti. Altrimenti sappiate che mentre siete lì che camminate potrebbe apparire il volto di Michael Myers. Quanto è bella la scena nel buio con Laurie Strode che pensa di averlo ucciso e intanto Michael Myers che spunta il volto, per non parlare della scena di lei nel guardaroba, lui pa, che sfonda il guardaroba e lei poi lo infilza con la gruccia. Vabbè, ragazzi, Halloween, la notte delle streghe, più ne parlo e più mi verrebbero in mente altre cose, Donald Pleasence, il dottor Loomis, veramente. Che posso dire? Io mi immagino chi compra solo questo cofanetto pensando di trovarci anche la versione estesa senza trovarla. Vabbè, che devo dire, ragazzi, Halloween. Ciao ciao, buon Halloween ancora. Ciao 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 ciao.